Well, hello everybody. Salve a tutti. Voglio dare il benvenuto al primo ministro Monti alla Casa Bianca per la sua prima visita. Mi congratulo con lui dopo che si è assunto le straordinarie responsabilità che ha accettato. Voglio iniziare dicendo che è bello condividere l'ospitalità con gli italiani. Ogni volta che andiamo in Italia abbiamo ricevuto un grande calore, non soltanto a me ma a tutta la mia famiglia, straordinaria. Ovviamente abbiamo un legame profondo e speciale con il popolo italiano. La comunità italoamericana qui negli Stati Uniti ha un grosso impatto qui nel nostro paese. Io personalmente non posso dire di avere parentele o antenati italiani. Il primo ministro è venuto in un periodo molto difficile della politica italiana. Io voglio dire quanto noi apprezziamo la forte partenza che lui ha dato e le misure molto efficaci che lui ha promosso in Italia. Abbiamo già visto, grazie alla sua guida, alla sua esperienza e alla sua conoscenza di economia, abbiamo già visto risultati. Non soltanto lui ha aumentato la fiducia in Italia con il suo programma di riforme, ma è anche aumentato la fiducia in Europa e nei mercati. L'Italia ha un piano che prende con serietà le sue responsabilità fiscali, ma sottolinea anche la necessità di riforme strutturali. Quindi un argomento della nostra conversazione è stato ovviamente il mio continuo incoraggiamento all'ottimo lavoro già fatto, già svolto dal primo ministro. Ho espresso il mio interesse nel fare tutto quello che possiamo fare per stabilizzare la situazione in Eurolandia, incluso qualcosa su cui tutti e due siamo d'accordo, cioè il bisogno di un firewall più forte in Europa e un percorso più stabile per il ripianamento del debito, ma anche la promozione di una strategia di crescita in Europa, che è importante ovviamente non soltanto per l'Europa ma per tutta l'economia mondiale e per la nostra economia qui negli Stati Uniti d'America. Oltre a tutti i problemi economici per Monti è anche uno dei leader più importanti per quanto riguarda le questioni di sicurezza, quindi gli ho sottolineato quanto noi apprezziamo il sacrificio e il lavoro straordinario svolto dalle forze italiane in Afghanistan. E abbiamo affermato il nostro impegno con il programma di Lisbona, che prevede un passaggio alla guida completamente afghana entro la fine del 2014. Io ho sottolineato il fatto che noi non avremmo avuto successo nella nostra campagna in Libia senza lo straordinario contributo dei nostri partner italiani. E abbiamo entrambi espresso il nostro interesse nei confronti del governo transitorio e in un percorso stabile verso la democrazia e la prosperità in quel paese. Abbiamo discusso degli sforzi straordinari che le forze italiane hanno svolto nel Kosovo per continuare a mantenere la pace in questo paese e per gestire le tensioni in corso. Abbiamo parlato di un'ampia gamma di questioni diplomatiche, inclusa la situazione in Siria, in cui entrambi abbiamo grandi interessi, e anche per quanto riguarda lo scandaloso spargimento di sangue che c'è stato con il governo attuale che ha assalito il suo popolo. Incoraggiamo altresì un passaggio pacifico in altre parti del Medio Oriente. Abbiamo discusso della situazione in Iran e ho ringraziato l'Italia per la sua partecipazione per quanto riguarda il regime delle sanzioni. Abbiamo detto che lavoreremo il più possibile per trovare una soluzione diplomatica a questa situazione molto difficile. Quindi nel complesso
Io penso che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati più forti di adesso. Io personalmente ho grande fiducia nei confronti del primo ministro, della sua leadership e della sua capacità di portare, di guidare l'Italia in questo periodo molto difficile, stabilizzare la situazione economica e fare in modo che l'Italia possa tornare a crescere a lungo termine grazie al talento straordinario del popolo italiano. E con queste riforme strutturali non c'è ragione per cui il futuro per l'Italia non debba essere straordinariamente brillante. Quindi, signor Presidente, benvenuto, grazie mille della visita, i migliori auguri per i prossimi mesi. Signor Presidente, grazie mille per avermi invitato oggi alla Casa Bianca. È un grande privilegio e un onore per avere il primo incontro con lei dopo la nostra prima telefonata e ascoltare direttamente da lei la sua posizione sulle questioni mondiali e soprattutto sulla collaborazione economica e sui problemi comuni che l'Unione Europea, l'Occidente e l'Italia devono affrontare. L'incontro con il Presidente ha riguardato diversi argomenti, come ha appena detto il Presidente stesso. Abbiamo dedicato particolare attenzione ovviamente agli sforzi in corso in Italia. Io voglio ringraziare calorosamente il Presidente per le sue parole di generoso sostegno che in sé sono un incoraggiamento nei confronti del mio governo a persistere lungo queste linee e sono lieto di dire che sono le linee verso la consolidazione di bilancio e le riforme strutturali, per quanto dolorose possano essere, sembrano essere ampiamente comprese dall'opinione pubblica italiana e penso che questa sia una buona base per il futuro del Paese. E per chi ci sarà dopo il nostro mandato limitato. Il Presidente Obama ha parlato delle interazioni esistenti in Europa tra gli sforzi, tra i particolari Stati membri e il governo complessivo dell'Unione Europea. Io ho apprezzato la sua conoscenza dei meccanismi europei da parte del Presidente Obama e noi siamo d'accordo su una strategia affinché l'Europa possa consolidare la sua posizione di bilancio in modo da gestire le tensioni finanziarie. In particolare avete sentito il Presidente Obama parlare dell'importanza del firewall e naturalmente l'imperativo della crescita, una crescita che può giungere, particolarmente in Europa, soltanto attraverso trasformazioni strutturali, con una maggiore produttività, una maggiore efficienza e, a mio avviso, un ottimo esempio per quanto riguarda i vantaggi di un mercato ben funzionante. E naturalmente gli Stati Uniti sono il maggiore esempio di quello che un mercato unico può fare per quanto riguarda la crescita. E questo spiega il motivo per cui in Europa l'Italia insiste così tanto in questa direzione e la crescita deve basarsi ovviamente su uno sforzo sempre più marcato verso il mercato unico. Adesso non mi soffermo sulle diverse questioni riguardanti il programma strategico per quanto riguarda la sicurezza condivisi da Stati Uniti e Italia. Io confermo la forte disponibilità dell'Italia a svolgere il proprio ruolo e a mantenere la sua alleanza, che è un'alleanza strategica, ma che prima di tutto è un'alleanza di valori comuni. Io ho promesso al Presidente Obama la rinnovata intenzione da parte dell'Italia di garantire non soltanto le risorse necessarie, le donne e gli uomini per questi compiti, ma
anche la conoscenza e le competenze che l'Italia, di cui l'Italia potrebbe disporre per quanto riguarda soprattutto alcuni paesi della regione del Mediterraneo e del Medio Oriente in ragione di legami storico-geografici. Insomma, signor Presidente, io personalmente sono molto incoraggiato da questo approfondito scambio di punti di vista. È stato difficile trovare degli argomenti in cui non ci fosse accordo, è stato invece facile identificare degli aspetti, soprattutto per quanto riguarda la crescita economica, in cui avevamo delle opinioni comuni e in cui dobbiamo intensificare gli interventi congiunti affinché i nostri desideri diventino realtà. E infine, se posso concludere con una frase in italiano, signor Presidente, ecco, ascoltiamolo in italiano. Sono consapevole della grande importanza, il Presidente ha voluto ricordarlo, della comunità italo-americana nella storia di questo Paese, nel presente e sono sicuro nel futuro di questo Paese. Questa relazione è di grandissima importanza anche per l'Italia e tutti i progressi che nel Paese potremo fare per rendere l'Italia più moderna, più stabile, più solida economicamente e più orientata alla crescita, spero avranno anche l'effetto di rendere ogni cittadino italiano o italo-americano residente in Italia o negli Stati Uniti più orgoglioso di questa sua componente di italianità. Thank you so much. Thank you so much. And I apologize, I forgot my translation during my long speech, but mi sono dimenticato la traduzione durante questo lungo discorso, ma insomma, magari più tardi potrete ascoltare la traduzione. Grazie.